Il ritorno del Carnevale a Trieste non è solo il ripristino di un evento allegro, colorato e coinvolgente che si riprende la scena dopo gli anni dovuti allo stop pandemico, ma è anche sinonimo della vitalità che la città vuole dimostrare ai rioni, ai comuni vicini che organizzano eventi simili e ai turisti che decidessero di affrontare freddo e bora in questo periodo dell'anno. Ma c'è di più, perché l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi rilancia con l'allestimento di un secondo Carnevale che si dovrebbe svolgere ad aprile. Noi stiamo lavorando per creare un carnevale internazionale che non si sovrapponga a quello cittadino, perché credo le possibilità di questa città di esprimersi anche in questo campo sono enormi. Il carnevale internazionale evidentemente vuole coinvolgere i paesi vicini, i paesi anche transfrontalieri. Abbiamo iniziato questa avventura impegnativa, ma che sicuramente porterà frutto al turismo, all'economia, ma soprattutto alla spensieratezza dei nostri giovani e non solo. Dovremmo puntare a farlo in aprile. Progetti futuri a parte, l'immediato racconta della 29esima edizione in programma da giovedì 16 a mercoledì 22 febbraio, con 7 rioni presenti: Civitavecchia San Giusto, Servola, Roiano, Barriera Vecchia, San Giovanni, Valmaura e San Giacomo, il corso delle serve di Servola, la sfilata dei ricreatori, il corso mascherato di Martedì Grasso che assegnerà il palio, coinvolte le scuole della città con iniziative a tema, l'intrattenimento del sabato pomeriggio e della domenica mattina, per chiudersi con i funerali in programma a San Giovanni e a Servola. In queste settimane tutti i ragazzi dei ricreatori sono stati coinvolti nei laboratori artigianali, dove hanno potuto creare i propri vestiti, le proprie maschere, e tutto sfocerà nel calendario eventi, che appunto è nel libretto del Carnevale, dove ci saranno feste in ogni singolo ricreatore comunale, e l'evento clou sarà la sfilata di venerdì 17 alle ore 17, partenza da Ricreatore Gentilli, dove una rappresentanza di ogni ricreatore comunale sarà presente per fare la piccola sfilata.